a tutti, bentornati su Fotogrammi, la consueta rubrica dell'Ariston Multisala che vi aggiorna sui film in programmazione questa settimana. Partiamo con il film de sé per mercoledì, spettacolo unico ore 21:15. Vi proponiamo questa settimana un piccolo film italiano in concorso al recente festival di Locarno. Stiamo parlando di Padroni di casa di Edoardo Gabriellini, che forse qualcuno di voi ricorderà come ottimo attore nel film di Virzì, Ovo Sodo. Qui si cimenta con la regia, lo fa molto molto bene. Le critiche sono tutte molto positive, chiaramente aiutato da due ottimi attori italiani che sono Elio Germano e Valerio Mastandrea. Ed eccoci a presentarvi il film di questa settimana, un film direi abbastanza irriverente. Stiamo parlando del nuovo film di Wes Anderson, Moonrise Kingdom, una fuga d'amore. Tanti sono gli attori che hanno partecipato a questo importante e direi divertente progetto, da Bruce Willis a Edward Norton, insomma sono veramente molti gli attori che troveremo in questo nuovo film, nuova divertente commedia, dagli risvolti drammatici ma sempre molto molto pungente. Siamo nell'estate del 1965, su un'isola del New England vive la 12enne Susie, preadolescente incompresa dai genitori. Sulla stessa isola si trova in campeggio scout il coetaneo Sam, orfano affidato a una famiglia che lo considera troppo difficile per continuare ad occuparsene. I due si sono conosciuti casualmente, ma si sono innamorati e hanno deciso di fuggire insieme seguendo un antico sentiero tracciato dai nativi dei boschi. Gli adulti, che non comprenderanno questa scelta, si metteranno alla loro ricerca anche perché è in arrivo una devastante tempesta. Il film è allo stesso tempo commovente e divertente, al centro di un'avventura fatta di innocenza, ma nata dalla solitudine e dalla paura del mondo adulto. Ed eccoci a ricordarvi alcuni appuntamenti importanti di questa settimana. Ne abbiamo già parlato: subito mercoledì 21:30, grande raduno per gli appassionati degli anni 80 con Ritorno al Futuro, appunto un grande raduno all'Ariston Multisala per rivedere insieme questo divertente film di Robert Zemeckis. Ma attenzione, lo vedete alle mie spalle, il direttore Daniel Barenboim, perché venerdì 7 alle 17 vi aspettiamo all'Ariston Multisala per la diretta della prima del teatro alla Scala di Milano. Quest'anno lo sapete, il teatro aprirà con un'opera di Wagner che appunto sarà diretta da Daniel Barenboim. E attenzione, perché domenica ci sarà un altro grande evento, la possibilità di vedere in assoluta anteprima gratuita, avete sentito bene, gratuita, il nuovo cartone animato natalizio della Disney, Ralph Spaccatutto, alle ore 14:30. Affrettatevi a chiedere gli inviti a partire da mercoledì per Ralph Spaccatutto, domenica 14:30, anteprima gratuita.